recensione di Raiden, che in realtà si chiama Raiden Trad, per Mega Drive. Questa è la copertina brasiliana e sembra che non sia mai stata rilasciata una versione ufficiale per l'Europa. Sembra proprio così. Comunque, la copertina brasiliana a me piace, ha un po' un gusto di Ace Combat per PlayStation, però è bella. La copertina americana ha lo stesso disegno ribaltato con delle cose rosa da parte che secondo me non c'entrano nulla, ma rimane comunque una copertina piacevole. C'è anche un'altra versione della copertina americana della Bignette, ammetto l'ignoranza, non so chi sia la Bignette, ma la copertina è orribile secondo me. Infine la copertina giapponese che vi ho messo per intero, altrimenti non si capiva, è ancora il disegno della versione brasiliana, o forse la versione brasiliana che ha ripreso questo, girato un'altra volta, ribaltato un'altra volta, e probabilmente ad ogni nazione ribaltavano il disegno, non so per quale motivo. Nel 2090, e ragazzi non manca tanto, una forma di vita aliena chiamata i cristalli ha invaso la Terra. Ma voi siete il pilota del Fighting Thunder, un velivolo d'attacco sviluppato dall'organizzazione mondiale Vanquish Crystal Defense, un'arma all'avanguardia basata proprio sulla tecnologia dei cristalli. E quindi ci date dentro e incominciate a sparare a tutti gli alieni cattivi che esistono. Il titolo è la conversione dell'arcade Raiden ed è uno sparatutto a scorrimento verticale. Il gameplay è strutturato in realtà in un modo molto semplice. Non ci sono mezzi da scegliere, hai solo questo caccia con la tecnologia degli alieni e abbiamo soltanto due armi principali, entrambe potenziabili. Quella rossa, che stiamo guardando in questo momento, e quella azzurra. Praticamente, distruggendo alcuni specifici nemici, viene rilasciato il power-up dell'arma. E quindi, volendo, quando abbiamo questo power-up, possiamo anche cambiarla, possiamo passare dall'una o all'altra. Quella rossa copre una porzione più ampia di schermo, ma è meno potente. Quella azzurra è un fascio laser concentrato, quindi occupa poca porzione di schermo, ma è molto più potente. Poi abbiamo le armi secondarie, che sono H oppure M. Una sono dei missili a ricerca e l'altra non sono a ricerca ma sono più potenti. Anche quest'arma secondaria è potenziabile e anche quest'arma secondaria può essere switchata dall'una all'altra quando è presente il power up. Poi abbiamo le bombe e ci sono delle medaglie magari nascoste all'interno di alcune casse o rilasciate da alcuni nemici che però conferiscono soltanto punti. Nelle opzioni iniziali possiamo scegliere il livello di difficoltà fra tre disponibili e ci sono tutti gli 8 schemi dell'arcade originale più, alla fine, un livello speciale aggiuntivo esclusivo di questa conversione. Sempre nelle opzioni iniziali è possibile scegliere l'autofire, che io consiglio caldamente di abilitare perché altrimenti potreste rischiare un crampo alla mano o al dito. Un tasto viene utilizzato per sparare sia con l'arma principale sia con l'arma secondaria, l'altro tasto per lanciare le bombe. Se abbiamo attivato l'autofire, allora avremo un tasto per le bombe, uno per sparare senza autofire e l'altro da tenere premuto utilizzando l'autofire. La grafica di Raiden su Mega Drive è soddisfacente, assomiglia molto all'originale arcade, ovviamente c'è una differenza nella risoluzione e nell'impostazione dello schermo, è un pochino più quadrata qua la visualizzazione, anche se hanno messo quel menu a destra per cercare di renderlo più verticale, quindi più simile all'originale.
E ovviamente c'è qualche dettaglio in meno e qualche animazione in meno. Però secondo me è un'ottima grafica per Mega Drive, con tanti oggetti a video e rallentamenti rari e soltanto quando proprio lo schermo è pieno di cose che si muovono. Ho letto in rete alcune lamentele riguardo alla grafica, definita poco colorata e un po' monotona, con una prevalenza di marrone, rosso, grigio, verde. Beh, ma era così l'arcade originale, cioè queste lamentele non le capisco. E tanti dicono però la versione turbo graffa è più colorata, cioè ha dei colori più forti, più vivi, più pieni. Vabbè ragazzi, per me è una bellissima grafica, molto simile all'arcade originale. Non credo che sia un titolo che richieda colori sgargianti, cioè non stiamo giocando a Topolino o a qualche platform particolare. Secondo me anche dei colori così, tra l'altro comunque simili all'arcade originale, vanno benissimo. Il sonoro secondo me è bellissimo. Le colonne originali arcade sono state riprodotte in un modo eccezionale, anzi vi dirò che si sentono anche meglio, forse c'è una differenza nei volumi. Chiaramente non abbiamo lo stesso livello tecnico, ma comunque sono ottime. E le melodie sono molto piacevoli. Anche gli effetti mi hanno stupito in positivo. Soprattutto le esplosioni dei nemici grossi sono belle piene, hanno una sonorità bassa, difficile da sentire su Mega Drive. Purtroppo però sono pochi, cioè ci sono due tipi di esplosioni, e per cui senti sempre quelle. Poi ci sono altri effetti, per carità, però nel complesso possiamo dire che il numero di effetti che si possono ascoltare qui sono pochi. Comunque quelli che ci sono perfetti. La giocabilità: Raiden è uno sparatutto famoso, io preferisco il capitolo che lo ha seguito, perché aveva un'arma che si contorce, che segue il nemico, che a me piace parecchio. Però anche questo primo episodio è molto bello. Quello che a me non piaceva dell'arcade era che era troppo difficile, anche mettendo i deep switch su facile. Questa versione per Mega Drive è meno difficile dell'arcade. Io ho realizzato il long play selezionando la difficoltà media, poi ho provato a giocarlo anche su difficile, e anche su difficile comunque non raggiunge quella difficoltà assurda dell'arcade. Quindi insomma, a me questo Raiden piace parecchio. Ho gradito il fatto che abbiano abbassato il livello di difficoltà, perché questo lo rende più godibile, meno frustrante. Certo, ci sono alcuni difetti che ho letto in altre recensioni. Per esempio, abbiamo poche tipologie di armi principali, soltanto due. Effettivamente è poco. Un'altra critica che ho letto è che il videogioco è un pochino più lento rispetto al coin-op originale. Secondo me, ragazzi, questo non è un difetto, ma è più lento lo scorrimento del fondale, per cui i livelli durano un po' di più. Forse sono un pochino più lenti anche gli attacchi dei nemici, ma insomma, poca cosa, voglio dire. Il gioco rende benissimo. Un'altra critica è che il gioco è troppo difficile. Beh, secondo me lo hanno reso meno difficile, quindi già hanno fatto un ottimo lavoro. Certo, non è un videogioco facile, eh? Se volete uno sparatutto facile, lasciate stare Raiden, rivolgetevi ad altri titoli. E purtroppo un difetto che invece condivido è il fatto che quando si viene colpiti il gioco si ferma e ti fa ripartire da un checkpoint precedente con il caccia a zero, cioè senza potenziamenti. Ma forse era il caso di modificare questa caratteristica, perché
poi con l'astronave senza potenziamenti, se sei già al sesto livello, ma anche al quinto, è facile che perdi tutte le vite, perché dopo il gioco è troppo difficile. Io avrei fatto un respawn immediato della navicella e magari avrei gradito anche la presenza di un downgrade della potenza di fuoco, ma non totale. È una caratteristica che dà fastidio soprattutto ai boss, perché poi se muori al boss ti fa ripartire da prima e devi rifare tutto con il caccia spaziale depotenziato. Ma no, dai, almeno un respawn immediato, gli spari là le tre bombe, perché ogni volta che muori ti dà tre bombe e magari riesci a passare il boss lo stesso, no? Questa è proprio una caratteristica un pochino odiosa. Però comunque il gioco, secondo me, è uno sparatutto a scorrimento verticale di grandissima classe, divertentissimo, con controlli che rispondono in modo perfetto, con un bel autofire, con attacchi studiati, continui, piacevoli e anche abbastanza diversificati e con tante tipologie diverse di nemici. La longevità secondo me è alta, perché il gioco è piuttosto difficile e molto lungo, tutti gli 8 schemi dell'arcade originale più un livello aggiuntivo. Purtroppo, malauguratamente, non si può giocare in due, e questo è forse il difetto più grave di questa conversione, perché ne limita la longevità e impedisce di apprezzare il titolo insieme ad un amico. A questo punto della recensione sono solito presentare le mie considerazioni finali. In questo caso invece vorrei mostrarvi l'estrema difficoltà del livello finale. Allora, in recensione ho elogiato il fatto che il titolo sia stato reso meno difficile del coin-op originale e, considerando gli 8 schemi della conversione, questo è assolutamente vero. Se però prendiamo in considerazione il livello aggiuntivo, che è un livello aggiuntivo, quindi io lo considero come una cosa in più, per questo non influenzerà troppo negativamente la mia votazione finale, ma un pochino di influenza negativa ci sarà, perché questo livello aggiuntivo, che è una cosa bella avere un livello in più, tra l'altro esclusivo di questa conversione, ha una difficoltà tarata a livello supereroe alieno più potente di tutti gli altri che si mette a videogiocare a questo titolo, e ve lo faccio vedere. Allora, vi ho rallentato il video della metà perché possiate rendervi conto di cosa bisogna... Guardate, ma... Intanto qui, vabbè, qua c'è un salvataggio, non è un load... qua c'è un load state, quindi qui vuol dire che ero stato colpito. Ma... Allora, adesso ho sparato... guarda, guarda! Ma come si fa? Come si fa a fare un gioco così? Per carità, non è impossibile, perché ho visto anche dei long play di gente che lo passa quasi con naturalezza, ma questo è un salvataggio, quindi non ho perso la vita. Però, cioè, voglio dire... devi essere un super mega esperto, bravissimo, oppure c'è una posizione che io non ho scoperto in cui non vieni colpito, perché non è normale. Adesso ve lo faccio vedere alla velocità giusta. Ma dai, ma non siamo mica tutti dei maghi dei videogiochi super campioni, questa qua è una roba assurda secondo me. Poi vabbè, è un livello aggiuntivo, dici, chi ha finito il gioco è diventato bravo, potrebbe essere una sfida ulteriore, va benissimo, però cioè a me così sembra davvero esagerato. Le mie considerazioni finali: grandissima conversione di un titolo famoso, giocabilità altissima e gameplay forse un pochino troppo poco elaborato, ma comunque solido e divertente. Sono però presenti tre difetti. Il più grande è la mancanza dell'opzione a due giocatori. Il secondo difetto è il fatto che quando si perde una vita si viene riposizionati a un checkpoint precedente col caccia spaziale a zero di potenza. E il terzo è un livello aggiuntivo,
che presenta una difficoltà assurda. Non è impossibile passarlo, è positivo il fatto che ci sia un livello esclusivo, ma il livello di difficoltà è troppo alto per le persone normali. Poi se tra di voi ci fosse qualche super campione, allora è tutto un altro discorso. Vi ringrazio per la visione. Se siete interessati alle recensioni di videogiochi per Mega Drive, nel mio canale trovate una playlist dedicata. Adesso la mia votazione finale.